campionato più bello del mondo è tornato a fare sul serio, con la prima giornata di regular season che non ha deluso le aspettative, con sfide subito combattutissime giocate fino all'ultimo set. Nell'anticipo del Palaverde di Villorba, le campionesse in carica dell'Imokovolle Conegliano di Daniele Santarelli, che aspettano ancora di riabbracciare Kimberly Hill e Chiara Obogu, si impongono con un rotondo 3-0 sulla Sougella Monza, che nonostante l'assenza di Edina Begic, hanno fatto vedere buone cose a sprazzi durante tutti i parziali, mentre il giallo-blu, davanti al proprio pubblico, premiato prima della sfida come i migliori d'Italia, partono col piede giusto battendo all'esordio una delle più agguerrite antagoniste di quest'anno. Nelle sfide della domenica rispondono subito le campionesse d'Europa dell'Igor Gorgonzola Novara, capaci di espugnare il Palau Bibanche di Cuneo, dove la Bosca San Bernardo lo scorso anno aveva costruito un'autentica fortezza. 3-1 per l'Igorini di Massimo Barbolini, che riescono quindi a trovare 3 punti già importanti per il campionato. La sfida più bella di giornata va in scena al Pallaradi di Cremona. 2 ore e 28 minuti di battaglia, la seconda partita più lunga della storia del campionato, tra le più Pomicas al Maggiore e la Savino del Bene Scandicci. Ad imporsi al tiebreak sono alla fine le ragazze di Mencarelli, mentre le casalasche escono con un solo punticino dopo un quarto set non adatto ai deboli di cuore, finito 32-30 per le toscane, ma con la consapevolezza di essersela giocata alla pari contro una delle principali pretendenti al titolo. Altro tiebreak spumeggiante è andato in scena al Mandela Forum di Firenze, dove il bisonte di Gianni Caprara ribalta la partita dopo essersi trovato sotto 2-1 contro la Unity Work Booster Stizio del neo coach Lavarini. A spuntarla sono in questo caso le padrone di casa, con le biancorosse che portano a casa un punto da una trasferta che storicamente è sempre stata ostica. Chi trova un rotondo 3-0 all'esordio è la Zanetti Bergamo di Marcello Abbondanza, che al Palagnelli, in poco più di un'ora e mezza, batte la Lardini Filottrano di coach Filippo Schiavo, che nonostante il risultato ha visto giocare Partenio Compagni per lunghi tratti alla pari con le bergamasche. Il fattore campo ha la meglio anche nelle ultime due sfide di giornata, con la Banca Valsabina Millennium Brescia che al Pala Giorgio in Montichiari batte la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e trova i primi 3 importanti punti in campionato. 3-1 al risultato finale, dove le casertane però hanno sfiorato più volte nel terzo set la possibilità di non uscire dal campo a mani vuote. Stesso risultato anche nel posticipo delle 18.30 al Pala Ruffini di Torino, con le collinari della Reale Muta Fenera Chieri che trovano vittoria e 3 punti contro l'altra neopromossa del campionato, la Bartoccini Forti Infissi Perugia, che non riesce così a bagnare l'esordio al meglio, mentre le ragazze di Bregoli possono sorridere attendendo ancora i ritorni di Polter e Den Wright. Sì, innanzitutto abbiamo sbagliato tantissimo. Primo set abbiamo regalato 5 battute, 6 punti in attacco, e sono già 11 punti così e diventa dura. E limitando gli errori hanno cominciato a sbagliare di più loro e noi abbiamo mantenuto un muro difesa.